Anche oggi, come nella tradizione di anni, il santuario ha celebrato la festività del Santissimo Salvatore, portando in processione Gesù per le vie della città, trasportandolo dalla campagna, quindi da quella che rappresenta una parte vitale, produttiva della nostra comunità e del nostro territorio, al centro della città, perché la benedizione possa scendere per tutte le strade della nostra comunità. E perché proprio in una giornata particolare, in cui ci è stato ricordato il messaggio delle beatitudini, ciascuno di noi possa essere illuminato ancor di più dai sentimenti di pace che devono albergare in ciascun animo. E mai come in questo periodo questo tema è di grande attualità, considerato che molti popoli stanno vivendo situazioni di grande drammaticità da un punto di vista proprio dell'esistenza, da un punto di vista del vivere quotidiano, ma soprattutto da un punto di vista della coesione sociale. E noi invece dobbiamo recuperare la pace e la serenità attraverso i rinnovati sentimenti di fede, in modo tale che ciascuno possa predisporsi con un principio concreto di aiuto nei confronti dell'altro. È evidente che in questo momento nel nostro paese, cioè in Italia, nella nostra nazione, nel nostro territorio, nella nostra regione, nella nostra città, la vera emergenza è quella del lavoro, dell'occupazione, visto anche i dati che riusciamo e che leggiamo, con una disoccupazione in costante crescita. E tutti quanti cerchiamo di porre in essere delle azioni finalizzate a favorire quella crescita, a favorire quel lavoro, a favorire quell'occupazione, perché non si tratta di risolvere i problemi di un singolo o di singoli, ma si tratta di risolvere problemi di collettività molto più grandi rispetto a quelle sulle quali si può intervenire attraverso il gesto del sindaco, del singolo. E io come sindaco vorrei essere un po', attraverso così il rievocare la parabola, il moltiplicare i pani e dei pesci, vorrei moltiplicare i posti di lavoro, però sono convinto che questo non appartiene all'essere umano, ma appartiene a colui che è dotato di altra spiritualità.